Ma mi trovo gratificato, ma soprattutto mi ritengo un allenatore fortunato perché il Milan nell'ultimo anno e mezzo ha acquistato 20 giocatori, giocatori importanti perché sono arrivati dei campioni, altri ottimi giocatori e quindi sono molto contento di questo. Ma innanzitutto è un giocatore fisico oltre che tecnico, può giocare da prima punta come può giocare in coppia con un altro, visto che noi abbiamo giocatori di caratteristiche, come caratteristiche che ogni tanto gli piace girare un po' fuori dall'aria. È un giocatore che farà bene al Milan. I ragazzi hanno fatto una buona partita giovedì giocando tecnicamente abbastanza bene. A parte qualche sballatura difensiva all'inizio della partita, poi nel secondo tempo non abbiamo concesso praticamente niente alla Lazio, mentre noi abbiamo creato diverse occasioni. Questo fa ben sperare. Dobbiamo cercare di chiudere gennaio nel migliore dei modi, affrontando il Cagliari domani sera, che è una squadra che gioca molto bene, è una squadra che ha dei buoni giocatori, una squadra che quando gioca con le grandi si esalta. Quindi per noi sono, come sempre, come saranno importanti da ora in avanti i 3 punti per cercare di preparare febbraio nel migliore dei modi. Più forte sicuramente, anche perché li rientrerà su Conti, hanno acquistato De Sena, c'è la storica, è già la terza partita che gioca, hanno acquistato Pinille. E quindi bisogna fare un'ottima partita per portare a casa 3 punti, come del resto tutte le partite che dovremmo giocare. Una cosa è certa, ci abitueremo a giocare contro le squadre bianconere perché poi dovremo avere anche il Cesena, se non sbaglio, 2 volte la Juventus, una volta l'Udinese, ma non è questione degli scontri diretti con la Juventus. Il fatto è che febbraio è un mese dove ci sono partite importanti da giocare, Champions, Napoli, Juventus in campionato in Coppa Italia, Udinese, Cesena, e quindi sarà un mese molto intenso dove ci vorrà un po' di fortuna negli infortunati e soprattutto mantenere un'alta concentrazione e questo credo che sia una cosa che viene naturale. E avere una buona condizione fisica.